Buongiorno a tutti, sono Dr. Claire e sono qui oggi per parlarvi della seconda puntata della settima stagione di Game of Thrones. Allora, questa puntata, nonostante sia non più la prima, ma la seconda, si presenta secondo me ancora come una puntata abbastanza introduttiva che serve ancora per mettere bene i pezzi sullo scacchiere. Nonostante gli eventi abbastanza pesanti anche per la trama in generale che avvengono soprattutto verso il finale. Però voglio mettere in chiaro che questa questione della puntata introduttiva non la ritengo assolutamente un punto a sfavore della puntata, anzi. I punti che non funzionano nella puntata però sono molti altri e attingono soprattutto a quel campo che è la logica di certe situazioni, di certi avvenimenti che appunto non avvengono secondo una certa logica di fondo, che sembrano avvenire un po' a caso, e adesso ve li andrò a elencare almeno quelli che secondo me sono proprio i più evidenti in assoluto. Allora, ne ho elencati alcuni che secondo me sono proprio i più evidenti. Allora, primo tra tutti, il perfetto tempismo di Euron a beccare la flotta di Yara. Allora, prima di tutto il tempismo, come ho detto. Seconda cosa, non si è accorta Yara, che è tipo una delle navigatrici più brave di tutti i sette regni, che stava arrivando una flotta di tipo 1000 navi, quella di Euron. Prima di tutto, e già cominciamo. Poi Euron, quando assalta le navi tra la grande flotta di Yara, perché non è grande come la flotta di Euron, quella di Yara, ovviamente, però è comunque una bella flotta, localizza perfettamente i suoi due cazzo di nipoti. Come fa? Terza cosa, allora, Daenerys, ok, io stimo te per certi motivi e Tyrion, diciamo, come politico, ok, però se sai da Yara che c'è in giro sta flotta immensa di Euron, perché dividi sta cazzo di flotta? Perché l'hai divisa? È una cosa pericolosissima e non me ne riesco assolutamente a capacitare. Poi un'altra cosa, perché Euron quando attacca la nave dei nipoti lascia scappare Tyrion? Ok, presume che poi, una volta gettatosi in mare, morirà, ma non sarà così. Io personalmente, se fossi stata Euron, mi sarei accertata che proprio il nipote fosse morto, perché Tyrion rappresenta un grandissimo pericolo per Euron, perché è il figlio diretto legittimo di Balon Greyjoy, quindi in teoria l'erede delle Isole di Ferro che potrebbe rivendicarle da un momento all'altro, quindi io per sicurezza l'avrei accoppato lì sul momento senza farlo pseudo scappare. Poi un altro aspetto che fa parte sempre di queste illogicità ma che ci fa cambiare un po' scenario è la parte di Arya. Allora Arya, tu che bazzichi per le terre dei fiumi già da un po' di tempo, da quello che si può capire, fai i pasticci dei Frey e tutte queste cose bellissime. Non sai che i tuoi cazzo di fratelli hanno ripreso Grande Inverno? Qualcuno ne avrà parlato, ma sicuramente al castello dei Frey, nelle terre dei fiumi. Te lo deve dire proprio Frittella, che è l'ultimo pirla arrivato con cui parli? No, non è logica questa cosa. Nonostante finora abbia criticato la puntata, non è detto che questa puntata comunque non l'abbia apprezzata, sebbene molto meno della prima. Almeno questa è la mia prima impressione, perché comunque ci mostra delle situazioni veramente interessanti che ci pongono verso orizzonti ancora più interessanti. Soprattutto c'è una persona che dice ad alta voce Daenerys e un'altra persona che dice ad alta voce Jon Snow, quindi già quello secondo me è una prospettiva veramente emozionante, un momento che stiamo aspettando tutti, e poi certi momenti, diciamocelo, sono stati veramente emozionanti. Anche se comprendo molto bene il punto di vista di certe persone che hanno trovato la puntata magari un po' noiosa, perché è una puntata sì molto a impronta politica. E proprio per menzionare la parte politica cominciamo a parlare di Daenerys, lasciando un po' perdere quel consiglio di guerra che ha portato a una decisione così infausta per la flotta di Daenerys, e su cui non mi dilungherò, altrimenti ci impiegherei veramente troppo tempo. Voglio porre l'attenzione sulla fine della puntata, ovvero a ciò che quell'incontro di organizzazione militare ha portato. Allora, abbiamo la morte di due serpi delle sabbie, poi abbiamo la cattura di Yara, perché secondo me Euron non l'ha uccisa ma l'ha fatta prigioniera, e la cattura anche di Ellaria e l'ultima delle serpi, Tain, che è anche la più giovane. Le altre due invece sono state uccise, che bello! E anche
cosa che diciamo forse la più determinante per la guerra di Daenerys, non so, la perdita di una parte comunque considerevole della sua flotta. Naturalmente tutti abbiamo pensato, e molto probabilmente sarà così, si intravedeva anche un po' nel trailer del Comic Con in realtà, che il regalo di Euron a Daenerys saranno proprio Ellaria, l'ultima serpe rimasta sola, e probabilmente anche Yara. La parte però più interessante secondo me di questa battaglia navale finale è la reazione finale di Theon. Theon contro cui il fandom si è scagliato appena finito la puntata. Qualcuno ha parlato di involuzione del personaggio, ovvero secondo alcuni Theon sarebbe involuto rispetto a quella maturazione, a quella consapevolezza a cui era giunto quando aveva deciso di liberare Sansa da Ramsay. In realtà, secondo me, no, secondo me questa, quella che hanno mostrato, è una scena invece di grande realismo. Theon vede davanti a sé una persona molto più carismatica di lui, in una situazione che lo mette visibilmente in difficoltà, in pratica si arrende alla situazione. E poi secondo me Theon si salva, anche qui una mossa stupida di Euron che non l'ha ucciso sul momento, cavolo, e non che volessi la morte di Theon, ma era la cosa logica che succedesse, e arriverà probabilmente a nuoto alla Dragonstone, perché alla fine non, o su una qualche costa di Westeros, perché se non l'avrebbero fatto vedere morto sul momento non l'avrebbero lasciato così in sospeso, secondo me. Però non perdiamoci in ciance e andiamo all'avvenimento secondo me più interessante della location, ovvero l'incontro tra Daenerys e Melisandre. Allora, Melisandre arriva e parla a Daenerys di un principe che è stato promesso che dovrebbe portare l'alba al mondo e quindi ricacciare indietro la lunga notte come era avvenuto molto prima a Westeros in un tempo leggendario. Allora Melisandre a questo punto, dopo aver capito di aver sbagliato molte volte sulle sue profezie, non si azzarda in un'interpretazione diciamo sicura della profezia come aveva fatto con Stannis, ma dice a Daenerys che secondo lei sia lei, la regina dei draghi, sia Jon Snow che ha vissuto delle vicende molto particolari che lo indicherebbero come possibile predestinato in questo senso, hanno un ruolo da svolgere secondo lei nella sconfitta della lunga notte. E questa parte l'ho apprezzata molto, anche perché c'è un richiamo diretto al libro. Infatti Daenerys ribatte a Melisandre: non posso essere io un principe dato che sono una donna e tu mi hai detto un nome maschile. Poi Missandei interviene e dice che in alto valiriano quella parola per indicare principe è in realtà priva di genere, quindi potrebbe indicare sia un principe sia una principessa. Questo, come ho detto, è un richiamo diretto al libro. E ne parla però un personaggio in una situazione completamente diversa, sto parlando di Maestro Aemon. E dato che stiamo parlando di regine, passiamo a Cersei. Cersei sta cercando di convincere sempre più lord possibili a sostenerla nella guerra, però la motivazione che usa, ok, ci sta nella storia, però a noi spettatori sinceramente fa un po' ridere. Dice come suo slogan, la figlia del re folle distruggerà i sette reni, quando lei si è dimostrata la peggiore distruttrice di tutta Westeros, almeno negli ultimi tempi. E questa cosa la sa bene chi la sta ascoltando. Se ci avete fatto caso, la notizia che Cersei abbia distrutto il tempio di Baelor si è diffusa per tutti i sette regni, non a caso la conosce anche Frittella, quindi veramente è di dominio popolare. E della debolezza di questa argomentazione di Cersei se ne accorge anche quello stronzo di Randy il Tarly, che infatti capiamo alla fine che sosterrà Cersei non tanto per il fatto che ritenga che lei sia una regina migliore di Daenerys o di qualcun altro, ma per mantenere il suo status quo e anzi per diventare il lord protettore dell'altopiano al posto dei Tyrell. Poi io, a me dispiace continuare a fare critiche, però il Jaime burattino di Cersei che non capisce la situazione a me sta cominciando a scassare i coglioni. Dai, adesso possiamo passare alle location che mi sono invece molto piaciute, quindi mi rilasso e partiamo. La dinamica Jon-Sansa si è risolta veramente in modo
meraviglioso, commovente, raffinato, perché entrambi hanno le loro ragioni, perché entrambi hanno come problema prioritario da affrontare quello che hanno esperito durante la loro vita. Sansa è sempre stata intrallazzata con il gioco del trono, quindi la preoccupa di più Cersei, e così come Jon è preoccupato di più dagli estranei, perché è quello il principale pericolo che ha conosciuto durante la sua vita alla barriera. Quindi è come se sia uno che l'altro riconoscessero di star parlando di fatto un linguaggio diverso e riconoscessero di avere entrambi un posto diverso nel mondo, e quindi ognuno prende la sua strada. Anzi, è proprio Jon a riconoscere che la sua strada è quella che lo porterà a trovare delle armi per sconfiggere gli estranei, e riconosce anche in Sansa la sua preparazione maggiore per il gioco del trono. Ho trovato veramente molto commovente il loro addio, che non è nemmeno un addio esplicito, è più uno sguardo, un'intesa, un venire a consapevolezza del loro posto reciproco nel mondo. Adesso, oltre che ad essere molto curiosa ovviamente di come sarà la dinamica Jon Daenerys alla Dragonstone, sono anche altrettanto curiosa di vedere come farà Sansa a sbarazzarsi di Dito Corto. Io, come premonizione su come andranno le cose a Grande Inverno, opto molto per un matrimonio a tradimento tra Dito Corto e Sansa, in cui Sansa smanierà immediatamente di diventare vedova. Poi passiamo a quello che secondo me è stato l'apice assoluto della puntata, un momento assolutamente commovente che vi sfido a non aver pianto, vi sfido a non aver pianto: l'incontro tra Arya e un metalupo nella foresta, un metalupo che noi presumiamo sin da subito sia Nymeria. Però qui c'è tutta una questione, perché alla fine Arya dice no, non era lei, come a far intendere che quel metalupo in realtà non fosse Nymeria. Non ho letto assolutamente teorie in internet, voglio azzardare invece, proprio pulita da ogni presupposizione da parte di altri, due teorie mie che potrebbero spiegare questo avvenimento. Allora, cominciamo dalla quella che ritengo la meno probabile, secondo cui quel metalupo effettivamente non era Nymeria ed era semplicemente un metalupo che con l'arrivo dell'inverno, diciamo per una migrazione stagionale, è sceso a sud della barriera. Ma questa teoria la ritengo molto poco probabile per due motivi principalmente. Prima di tutto perché il metalupo che vediamo, perché essendo così grande non può essere assolutamente un lupo normale, era sicuramente un metalupo, è molto simile effettivamente alla Nymeria che conoscevamo da cucciola, che Arya aveva dovuto mandar via per salvarle la vita. E seconda prova, mi sembra veramente strano che un metalupo scenda così a sud, perché da quello che possiamo capire ci troviamo in un punto non ben precisato tra Grande Inverno e le Torri Gemelle, che comunque secondo me per un metalupo è un punto un po' troppo a sud, proprio in qualsiasi stagione. Però vabbè. Seconda teoria, che invece è quella che ritengo più probabile, che sposo totalmente, è quella secondo cui quel metalupo fosse veramente Nymeria, Nymeria che si sa anche dai libri, si è fatto questo branco di lupi, e si sa dai libri, dico questo perché Arya, a differenza di quello che si vede nella serie TV, che in pratica non si vede, cioè nella serie TV Arya non sa più nulla di Nymeria, invece nei libri è in contatto costante con Nymeria, in quanto la Worga entra nella sua mente, quindi vive le sue cacce notturne, il fatto che lei si crea questo branco, che costituisce una minaccia proprio per la sicurezza anche degli eserciti nelle Riverlands. Quindi quel metalupo era veramente Nymeria, e questo metalupo sembra non riconoscere Arya, perché Arya effettivamente, da quando ha lasciato Nymeria, da quando era una bambina, è cambiata totalmente. In Arya è emerso un lato oscuro che non c'era assolutamente prima, e Nymeria è come se percepisse il fatto che la persona che aveva conosciuto non è più lei. E per questo motivo non riconosce Arya, e trovo che questo momento sia estremamente commovente e anche molto amaro. È come se Arya vedesse in Nymeria la persona che era prima e che è totalmente diversa da quella che è lei in quel momento. E Nymeria potrebbe essere anche uno specchio delle paure che la affliggono, non necessariamente a livello conscio, ma anche a livello del subconscio. Ovvero, riuscirò a reintegrarmi con la mia casa di un tempo, con la mia vita, con la mia famiglia,
non sono veramente troppo cambiata. Aria potrebbe essere un po' diventata quel nessuno di cui si parlava tanto a Braavos. Poi io da questa puntata, dalla scorsa, ma da questa puntata in poi sono veramente sempre più convinta che Aria in questa stagione o al massimo all'inizio della prossima morirà. Lo esordisco col dire che secondo me Aria è in assoluto il personaggio dei libri di cui è più difficile prevedere se alla fine vivrà oppure morirà. Però in questa stagione soprattutto ci stanno sempre più rimarcando l'associazione di Aria col concetto di morte e questo mi fa veramente presagire male per lei. Ok che c'è la storia del fatto che Aria è il personaggio preferito della moglie di Martin e in teoria lui dovrebbe averle promesso che non la ucciderà alla fine della storia per fare una specie di regalo, però potrebbe trollare pesantemente anche la moglie. Oppure ancora potrebbe essere che Aria, non essendosi un personaggio principale ma non principalissimo, permettetemi questo termine, nella storia, potrebbe avere un destino diverso nella serie TV e nel libro, anche se su quest'ultimo punto non sono proprio così sicura. Tanto per farvi un esempio, ultimo ma non meno importante esempio di un'associazione di morte al personaggio di Aria è stato nella scorsa puntata, quando uno dei soldati Lannister l'ha definita uno straniero nella frase «Sii gentile con gli stranieri e gli stranieri saranno gentili con te». Alcuni ho visto che hanno inteso questo termine straniero, stranger in inglese, come un riferimento al settimo dio del culto dei sette dei, che è proprio il dio della morte. E questa associazione di Aria al dio della morte, poi con il fatto che lei stessa durante tutta la sua vicenda è stata profondamente associata alla morte, vedi proprio come esempio lampante più grande l'addestramento nella casa del dio dei mille volti, che non a caso è il dio della morte, che è chiamato dei mille volti perché in ogni religione c'è un corrispettivo per la morte. Benissimo, prima di salutarvi per oggi, perché penso di essere stata anche abbastanza lunga, anche se non ho parlato di tutto, ma non lo farò mai, non parlerò mai di tutto, volevo ringraziarvi per avermi fatto superare i 300 iscritti. Sono molto felice e spero che in futuro ci siano ulteriori prospettive di crescita. Allora, per oggi da Dr. Claire è tutto, ci vediamo settimana prossima con la recensione della 7x3 di Game of Thrones. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, scrivi un commento per farmi sapere cosa ne pensi tu sull'argomento, condividi il video e soprattutto iscriviti al canale se vuoi avere in futuro video simili a questo.